Io sono molto onorata di avere qui il professor Palù, presidente di AIFA, professore ordinario di microbiologia e virologia presso l'Università di Padova, dove per due mandati è stato preside della facoltà di medicina, cofondatore e presidente della Società Italiana cofondatore e presidente della Società Italiana di Virologia e presidente della Società Europea di Virologia. È autore, con il professor Massimo Clementi, del libro Virosfera, Viaggio nella virologia, la più affascinante disciplina biomedica, edito dalla nave di Teseo. Allora, è un libro veramente gradevole, che ha un intento divulgativo, ma che si appoggia solidamente su basi scientifiche. E credo che in questo momento di crisi, in cui si sta creando una frattura tra il mondo scientifico e una parte della popolazione, a cui per noi operatori è molto difficile far capire che l'evidenza scientifica ha una forza, deve avere una solidità, e che anche le fonti da cui si reperiscono le informazioni hanno una qualità, ecco, è assolutamente indispensabile. Io le do la parola. Ringrazio, buongiorno a tutti, ringrazio l'Ordine Provinciale dei Medici di Venezia, la Framceo, i colleghi ed amici per l'invito. Se posso avere la prima diapositiva. Ecco, il compito che mi è stato affidato è tecnologia e valenza sociale. Nella valenza sociale ho più lavorato in scienza che in valenza sociale, ma da 10 mesi come presidente AIFA me ne occupo e quindi cerco di darvi così di entrare nel compito assegnato, avendo diviso in tre la mia relazione. Prima vi parlerò di quello che sono i vaccini e la vaccinologia come scienza, come si è evoluta, poi delle piattaforme tecnologiche per rimanere in tema e da ultimo dell'impatto. Allora, ecco, da preside avevo istituito un corso di vaccinologia al sesto anno di medicina quando mi ero accorto che i medici non sapevano neanche più cos'era un vaccino. Quindi questa è la definizione che ricordo spesso, quindi un preparato microbico che è in grado di indurre un'immunità artificiale attiva prevenendo l'infezione, ricordatelo, e la malattia, ecco, lo ricordo agli studenti in particolare, ma molti anche dei colleghi, e qui c'è l'effigie di Jenner che sta vaccinando John Pfizer, che è il figlio del suo giardiniere, quindi con il vaccino che poi abbiamo scoperto che era il pox virus del cavallo, non della vacca, ma. E Pasteur, che gli riconosce e gli paga un tributo un bel po' di anni dopo, lui aveva scoperto ben tre vaccini, il carbonchio, la rabbia, la colera dei polli, e intitola appunto vaccino quello che è il processo di variolizzazione che era stato introdotto nell'uomo in Europa, non certo in Cina o in Turchia. Lady Montagu l'aveva importato nel Regno Unito per vaccinare i reali britannici. E questo è Joseph Meister, che è stato morso da un cane rabido. Quindi ecco, l'aforisma prevenire è meglio che curare deriva proprio da questa frase di Pasteur che, meditando su una malattia, penso più che al rimedio, al modo di prevenirla. Quindi questo è il concetto dei vaccini e qui uso una diapositiva del mio amico Rino Rappuoli perché è molto emblematica e ci fa capire che l'ominide, questo è l'Australopithecus Lucy, più di 3 milioni di anni fa nel rift dell'Africa, qui, questo è il rift da cui si origina e si espande il genere Homo, fino a 40.000 anni fa avevamo tre specie di Homo, Neanderthalensis, Devonesiensis e Sapiens, che 100.000 anni fa, vedete, passa per l'Africa, passa per l'Eurasia, per l'Asia e si diffonde in tutto il mondo. Ma vedete, la vita media, ai tempi dei Romani, ai tempi di Lucy, ai tempi dei Romani, nel Medioevo, era intorno ai 30 anni ed è dal 700 che comincia a crescere e cresce in maniera significativa, vedete ad oggi 55 anni, ma dal 900 ben 35 anni di life expectancy guadagnati e questo è indubbio, è dovuto all'igiene, è dovuto alla conoscenza, ma è dovuto soprattutto ai vaccini, oltre che agli antibiotici, quindi prevenire le malattie. E guarda caso, Napoleone conferisce la Legion d'Onore a Jenner perché vaccina tutte le sue truppe nella missione in Russia. Guardate, la vita media in una società affluente come era o come sono gli Stati Uniti è
Era questa. Ah, non si vede. Sono 50 anni qua. Ordinata, strano. Guardate com'è salita. E le cause di morte anche negli Stati Uniti, quasi il 60% erano le malattie infettive. All'esordio del Novecento sappiamo tutti che oggi le prime cause sono cardiovascolari e neoplastiche, quindi, ma non dimentichiamo, guardate, le malattie come incidevano e la prevenzione con i vaccini al 99%. Quindi ricordiamo l'eradicazione del vaiolo 1977, ultimo caso in Somalia. Altro esempio è la peste bovina, quindi la peste bovina, un morbillivirus ottenuto nel 2004. Chi si ricorda e guarda le fotografie dei nostri nonni, come erano le famiglie di 10-12 figli, e poi le vede 20 anni dopo, ecco, si accorge. Questo era quello che l'impatto della mortalità infantile nei primi anni di vita, 20-30%. Quindi questo spiega la, diciamo, la life expectancy, la durata e l'impatto dei vaccini. Ecco, vaccinologia, quindi che cosa sono? Mi pare di averlo spiegato o ricordato, ma guardate, questi sono gli uomini che hanno fondato la vaccinologia. Ramon, ricordo, usando il fenolo e inattivando in questo caso non tanto un agente infettivo ma un agente tossico, la difterite. I primi studi però andavano dietro a Behring e ai giapponesi Katasato. Quindi il fenolo, poi Salk e Sabin, vi ricordate la guerra che ci fu tra i due per un vaccino inattivato e un vaccino vivo. E questo signore si chiama Maurice Hillman, viene dall'industria farmaceutica, ha inventato più di 20 vaccini, alcuni li usiamo ancora per la rosolia, per il morbillo, per la parotite, ma il concetto era crescere il patogeno, inattivarlo e inocularlo. Concetto. E guardate come è andata esplodendo la scienza. Quindi direi che l'impatto reale sia nel 1980 con recombinant DNA, che vuol dire noi produciamo le proteine o quelli che sono gli elementi vitali che interagiscono, fanno interagire il patogeno col nostro organismo e siamo in grado di produrli come antigene. Quindi epatite B, la pertosse cellulare, anche qui Rino Rappuoli ha un grandissimo merito, e poi nel 90 la glicoconiugazione, perché molti di questi agenti patogeni, soprattutto i batteri, sono rivestiti di acido sialico, che non è che un componente delle nostre cellule, quindi bisogna ricercare o di altri apteni, cioè piccoli glucidi che caratterizzano il vero antigene, però bisogna esaltarlo, perché un antigene glucidico non è in grado di indurre una risposta, solo una risposta B, non una risposta P, bisogna coniugarlo a una proteina, e anche questo fu un grande successo che poi si espande con il meningococco B, e vedete adesso allo studio coli, streptococcus, clostridium difficile, ma direi anche klebsiella. Cominciamo a pensare a creare dei vaccini per le multidrug resistant. Quindi avremo klebsielle, enterococchi, proteus, multiresistenti, e si pensa che nel 2050 ci saranno più morti per resistenza batterica che non per tumori. Quindi perché non pensare già da oggi a vaccini anche per questi batteri? E fino ai giorni nostri, quindi Next Generation Technology, Structural Vaccinology, vi dirò cos'è, la biologia sintetica, altro non è che l'mRNA vaccine, e gli adiuvanti, di cui darò un esempio. Quindi questa è la scienza, come si è sviluppata e come si sta ancora sviluppando. Vedete, do l'esempio di Reverse Vaccinology tipo 1, come il meningococco B proprio non aveva un antigene di superficie, diversamente dagli altri, perché era tutto esposto con glicidi identici a quelli delle nostre cellule. Quindi bisognava trovare, partendo dal genoma e non dalla struttura proteica di solito o dalle macromolecole strutturali del microorganismo, trovare nel genoma se c'era qualche sequenza, e il genoma è circa 1 milione di copie di basi, se c'era qualche sequenza. Vedete, un lavoro molto intenso che Craig Venter, che è il primo che sequenziò e riuscì a battere nel 2001-2002 il consorzio Hugo per la sequenza del genoma umano, era un PhD di Bill Hazeltine che ho conosciuto e ha fatto la sua company, quindi da privato ha sequenziato il genoma, si è messo facilmente a sequenziare anche gli altri batteri ed è stato il primo che con la biologia sintetica ha costruito un essere vivente.
un micoplasma. Poi quindi la biologia sintetica. Craig Venter, Richard Morton, un bioinformatico, e Rino Rappuoli. Cioè cercare nel genoma quelle possibili strutture, e la bioinformatica ci permette di indagare quella che è la struttura secondaria e terziaria di una proteina e quelli che sono epitopi vaccinali, e così si è arrivati al vaccino per il meningococco B da una di tra mille proteine scelte come candidate. Ma l'avanzamento ancora della tecnologia è quindi sappiamo che i soggetti che si infettano producono anticorpi. Da questi siamo in grado di produrre anche per biologia sintetica, guardando i loro geni, degli anticorpi monoclonali. Ci danno lo specchio dell'antigene, dell'epitopo, il paratopo dell'anticorpo, ma vedete, comparando la struttura, siamo in grado di disegnare appunto non solo il vaccino, ma anche l'anticorpo in maniera precisa. E questo è l'ultimo sviluppo, che sarà il vaccino per respiratorio sincitiale, ma se tenete conto, anche i vaccini per Covid, escluso AstraZeneca, sono tutti structural vaccinology. Perché? Guardate, perché la proteina F, che è la proteina di fusione che assomiglia all'H2 dell'influenza, o alla porzione S2 della proteina S del SARS-CoV-2, questa è la proteina che si attacca al recettore, ma questa è quella che fonde, e contro questa gli anticorpi sono in grado di neutralizzare l'infezione perché impediscono l'entrata del virus. Beh, ci è voluto un po' per capire che questo stato di prefusione è quello che è riconosciuto dagli anticorpi. In questa condizione, quando c'è la modificazione conformazionale, perché riconosce il suo recettore, non è più riconosciuto il sistema. Quindi bastava ingegnerizzare, aggiungere delle cisteine per mantenerlo nella prefusione. Quindi, e questo avviene anche per il vaccino Covid a mRNA, perché sono inserite nella porzione S2 due proline che mantengono la proteina S molto visibile al sistema immunitario. Bene, arrivo sull'argomento della tecnologia e delle piattaforme per Covid-19. Vi consiglierei di leggere questo articolo su Journal of Virology, che spiega, era un po' critico nei confronti di Trump, che oggi viene rivalutato. Trump ha messo nel Operation Warp Speed, operazione a velocità della luce, 15 miliardi di dollari. E questo articolo dice, sì, non c'è bisogno solo di soldi o di menti veloci, ma c'è bisogno anche di fondere le idee. Quindi questo era il concetto, perché sembrava che fosse affidato tutto all'industria farmaceutica, che in realtà però ci è riuscita molto rapidamente per studi che vi mostrerò, che partivano lontano. E questo articolo commenta anche come mai non si sono usate le proteine ricombinanti che sono state successo nella vaccinologia. Allora veniamo alla seconda parte, le piattaforme. Allora, riconoscete tutti, sono tutte usate anche per il vaccino anti-Covid-19, dai vaccini uccisi Sinopharm, Sinovac, Valneva, che sta sottomettendo all'EMA adesso il suo vaccino ucciso, un vaccino tradizionale, è una società austriaco-francese, live attenuated, attenuati come sono i vaccini della polio o altri vaccini come il morbillivirus. Bene, solo gli indiani ci stanno lavorando, un processo molto lungo, perché bisogna mutagenizzare crescendo il virus ed è più difficile da controllare, quindi un processo più lungo. O subunità di proteine, per esempio abbiamo Novavax, che dovrebbe presto entrare come nuovo vaccino, una proteina ricombinante, e vettori virali, vi farò alcuni esempi perché è anche il mio settore, qua DNA plasmidico, il gene importante, ovviamente la proteina che è riconosciuta, in questo caso è la proteina S del Covid-19 che vi ho mostrato nella prima diapositiva, non solo lega l'antigene ma anche fonde con la cellula, e l'RNA. Ecco, abbiamo anche chi si sta occupando di, diciamo, l'uso di cellule che presentano antigene, dendritiche, che è un processo che viene utilizzato, una piattaforma utilizzata per i vaccini per il cancro, uno autorizzato dall'FDA, il cancro della prostata, anche se è molto costoso, però, capite, processi molto più lunghi. Allora, ricordo brevemente, queste sono tutte le piattaforme, e prima cosa bisogna fare? Beh, prima bisogna avere un animale d'esperimento che siamo in grado di inoculare, un priming, poi un successivo boosting, cioè, e poi un challenge con il virus,
e vedere se resiste al challenge, se muore o non muore. Bisogna avere un animale sensibile, e anche questo, dicevamo all'inizio, mi ricordo che ero alla National Academy of Sciences quando ci eravamo riuniti per discutere, dopo che si era stato geneticamente modificato l'H5N1 per renderlo trasmissibile al furetto, e sono stati aboliti gli studi genetici di manipolazione genetica, la cosiddetta gain of function, sui virus respiratori, si voleva tutti, qualcuno si oppose, no, il coronavirus non c'era il modello animale. Oggi abbiamo ben 10 modelli animali per il coronavirus. Non solo il furetto, ci sono i visoni, ma anche il topolino può essere umanizzato con un recettore umano. Ecco, qui vedete un topolino, ma per esempio il macaco, ecco, è l'unico modello su cui, scusate, sono stati studiati, non riesco a tornare indietro, eccolo qua, sono stati studiati anticorpi neutralizzanti, risposta T e la protezione. Sapete che nell'uomo non abbiamo un correlato immunitario di protezione al momento, neanche gli anticorpi, ma lo abbiamo nel macaco e lo abbiamo per altri virus respiratori, e sono gli anticorpi neutralizzanti. Però ancora dobbiamo provarlo con sufficienza. Ecco, tutto questo bisogna fare prima, e qui vi mostro solo un esempio di quanti studi preclinici c'erano, ma ci sono più di 250 allestimenti vaccinali per Covid-19 che sono entrati in preclinica. Ma guardate, non basta entrare in preclinica, vedete qual è la fase 1 per vedere qual è la dose, gli effetti collaterali, e la fase 3 contro un controllo, quindi vaccinati versus control, e questa implica decine di migliaia di persone, qua ne bastano qualche decina, qualche centinaia, e solitamente, vedete, dopo la parte esplorativa e preclinica, i trial clinici, si metteva 10 anni. E questo vale ancora per molti farmaci, e valeva per i vaccini, tranne per il vaccino di Ebola, che ha rotto questa lunga catena. Come lo ha rotto? Beh, con un concetto di rolling review. Invece che l'industria farmaceutica presentasse agli enti regolatori tutto il dossier alla fine della sperimentazione, lo presentava durante la sperimentazione. Quindi si dava l'ok, la fase 1, passa alla fase 2, passa alla fase 3, e questo ha accorciato di molti i tempi, vedete. Poi c'è l'applicazione per la licenza biologica, questa è l'FDA ma è anche l'EMA, e l'uso, e di solito c'è l'autorizzazione emergenziale da parte dell'FDA, che è venuta per Ebola, è venuta per HIV, è venuta per tante emergenze. L'EMA dà un'autorizzazione, un'approvazione condizionata a che cosa? Che l'industria ogni anno mi porti avanti gli studi e che le agenzie regolatorie nazionali applichino la sorveglianza farmacologica o vaccinologica. Vedete, ma ci sono altri concetti che dovranno... I soldi sono fondamentali, quindi ci vuole l'industria, ci vuole la tecnologia, ci vogliono le piattaforme, ci vogliono i soldi, bisogna avere a disposizione vari soggetti, perché i caucasici rispondono in un modo, diciamo gli asiatici in un altro, e lo abbiamo visto anche come recettori per il SARS-CoV-2, le logistica, quindi la catena del freddo, e soprattutto, da non dimenticare, communication and trust. Bisogna parlare con la società civile, perché poi quando mi farete parlare di impatto sociale andrebbe studiato a livello di scienze cognitive per spiegare il fenomeno di Novax, più di quello che è stato l'impatto sociale dei vaccini. E poi vedete le regole, che sono diverse, e l'Europa purtroppo, ahimè, ha dimostrato anche con la sua agenzia e con le sue agenzie, ospita anche il CDC, l'ECDC a Stoccolma, ospita l'OMS in un terreno che non fa parte della Federazione Europea, che è la Svizzera, però anche l'Europa è andata per conto suo, ogni paese, quindi l'armonizzazione di regole. Ecco, io vorrei parlare brevissimamente di come i virus siano uno strumento, a proposito di piattaforme. Io li ho utilizzati tutti questi, ho creato vari vaccini, sfortunatamente per me non mi sono arricchito, perché non sono riuscito, nonostante tanti patent, a venderli. Li ho fatti su West Nile, li ho fatti su Dengue, li ho fatti su Mycobacterium tuberculosis, li ho fatti su HIV, ho utilizzato non solo vettori virali ma anche vettori batterici, come l'Escherichia coli, diciamo, che esprimeva un'enteroadesina per stimolare l'immunità mucosale, vedete. Ma
Ecco, questo per dirvi che measles, morbillo e vaccinia non vengono modificati perché sono già dei vaccini e quindi vengono utilizzati come tali. Tutti gli altri invece vengono modificati, e questo è l'esempio di come vengono modificati, sto andando avanti. Ecco, vengono modificati, se questo è il genoma di un adenovirus, questo è l'adenovirus diciamo AstraZeneca, è un adenovirus di scimpanzé, l'idea italiana, Okaidos, Riccardo Cortese, perché lo scimpanzé? Perché fa il raffreddore nello scimpanzé, perché è più lontano dall'uomo, perché noi tutti abbiamo incontrato i virus, gli adenovirus del raffreddore, quindi se usiamo questo come vettore, quindi la piattaforma richiede che l'antigene venga espresso, quindi venga introdotto, e cosa meglio dei virus per diffondere nell'organismo e in vari distretti, sappiamo che ci sono i virus per ogni nostro distretto corporeo, ecco, questo virus dello scimpanzé non dovrebbe essere riconosciuto alla prima inoculazione, alla seconda sì. I russi ci hanno pensato in maniera diversa, hanno usato due adenovirus umani, il 26 e l'adenovirus 5, prima il 26 perché è quello che incontriamo molto meno, il 5 lo incontriamo molto spesso, ma vedete, bisogna depotenziare il virus nel suo genoma, di solito E1 e E3 sono dei geni che attivano la replicazione del virus, senza questi geni ovviamente non cresce, quindi abbiamo un virus che è apatogeno, ma è in grado però di entrare e di infettare la cellula e lì rilasciare il DNA e far esprimere. Ecco, e questa è l'ultima tecnologia. L'mRNA era usato da tempo, viene usato con elettroporazione, cioè una molecola di mRNA informativa viene inoculata attraverso uno shock elettrico nella cellula. Cosa succede? Beh, è un estraneo, è un patogeno, viene avvertito come un estraneo per il suo modo di introduzione, non è come sia trascritto direttamente dal genoma e vada sui ribosomi, quindi attiva dei segnalatori che sono in questi endosomi e che attivano tutta una cascata di proteine che danno origine all'infiammazione, e quindi la cellula la avverte come estraneo. E cosa succede? Che sono inefficaci, vengono degradati rapidamente. Se invece questo mRNA viene sostituito con delle uridine modificate, vedete, quello che può succedere è di introdotto con una nanoparticella che è un liposoma, può essere tradotto rapidamente e non viene di fatto rigettato dalla cellula. I problemi sono come si impacchetta questa molecola, come si purifica e come si modifica, ma Zhao, Choa e Comber prendono il premio Nobel nel 1959, uno per il DNA, l'altro per l'RNA, e l'mRNA messaggero viene subito scoperto, e poi vedete, tutte queste sono fasi che portano dagli anni 60 fino agli anni 2000 a utilizzare l'mRNA addirittura in vari modi, come vi ho detto, elettroporato nella cellula oppure mediante nanoparticelle. E vedete, qua si cominciano ad attivare le prime aziende farmaceutiche che usano questo come farmaco. E vedete, abbiamo dei farmaci che sono già approvati dall'FDA per malattie genetiche, più che altro sono RNA interferenti che bloccano l'espressione di geni anomali, ma oggi ne abbiamo anche altri che sostituiscono dei geni o addirittura intervengono nei meccanismi di splicing. E questi due signori, questa è una profuga ungherese che si trasferì negli Stati Uniti, che addirittura lavorò in North Carolina, dove anch'io insegno, lei lavorò a Temple, lavorò a UPhil, all'Università di Filadelfia, fu addirittura licenziata perché non credevano a quello che stava facendo, ma quando si unì con Drew Weissman e quando cominciò a modificare l'RNA, cominciò ad avere i primi risultati, non ebbe successo all'NIH, fondò BioNTech, quella che poi ovviamente si unì con Pfizer, e questa è l'arma che oggi utilizziamo, vedete, non solo l'RNA, ma bisogna anche avvilupparlo con una serie di lipidi che contengono colesterolo, fosfolipidi, lipidi ionizzabili, e vedete anche questa molecola che si chiama polietilen glicol, che è quella che molte volte ci può dare delle reazioni avverse. Ecco, allora veniamo alle piattaforme, questo è una fase 3, ricordo solo
Pfizer per dimostrare, non Moderna, qual era stata l'efficacia nella risposta nell'incidenza di Covid, 95%, gli effetti collaterali in ovviamente dovevano essere studiati e riportati. Questo invece è il lavoro di Voice sul Lancet per quanto riguarda invece l'AstraZeneca, e vedete che l'effetto, lo si può vedere chiaramente, è un effetto minore, però abbiamo imparato che a distanza di tempo guadagna qualcosa, dal 60% di protezione si può arrivare all'80%. Perché? È molto semplice, perché l'mRNA messaggero ha un'emivita molto breve nella cellula, il DNA espresso da un genoma di adenovirus resta stabilmente nel nucleo almeno per un mese, e quindi c'è un qualche ritorno. Quindi oggi direi che gli adenovirus, per motivo di tossicità, e sappiamo tutti le trombose venose profonde, probabilmente non li useremo più, se non per la terapia genica del cancro, perché sono pro-infiammatori e pro-trombotici, ma però se non li avessimo avuti non avremmo avuto questo enorme successo che è stata la vaccinazione contro Covid in tempi così rapidi. Pensate che dalla pubblicazione dei primi 5 genomi dei laboratori cinesi all'allestimento del primo vaccino, Moderna ci mise 7 giorni, poi andò all'NIH e in 8 mesi abbiamo avuto i vaccini. Ecco, guardate, queste sono le malattie contro cui abbiamo dei vaccini più o meno efficaci. La malaria andrebbe messo con un punto di domanda. Vedete, molti virus, molte infezioni batteriche. Perché? Beh, per settimana scorsa l'OMS ci ha detto che l'antigene di circumsporozoite, che è quello che l'anofoles inocula nel torrente circolatorio per la fase intraepatica, prima che i merozoiti poi invadano il torrente e infettino i globuli rossi, ha degli antigeni che sono tipici, sono delle ripetizioni di 7 aminoacidi basici che sono nella superficie del circumsporozoite. Beh, sono stati utilizzati dal 1989 senza successo. Cos'è che ha cambiato le cose? Guardate, ha cambiato questo adiuvante AS1, che è la sialolipide A, quindi è un lipide A che è il componente dell'endotossina detossificato con l'aggiunta di saponina, che è un estratto vegetale. Quindi oggi abbiamo anche per la malaria non un vaccino efficacissimo, ma già il 39%. Sapete che la malaria ovviamente fa 450.000 morti all'anno, l'HIV fortunatamente siamo a meno di 600.000, e Mycobacterium tubercolosi siamo ancora oltre 1.000.000, 1.200.000. Quindi ecco i vaccini nel mondo, per dare un'idea, 3 milioni di dosi. Vedete, l'Europa è il maggior produttore, perché avevamo le principali industrie anche in Italia, a Siena. Vengono utilizzati in 80% dei paesi di sviluppo. La ricerca è svolta in Europa. Guardate, 2 milioni e mezzo di decessi sono prevenuti dai vaccini, e guardate i casi di morbillo che vengono evitati, e di pertosse e di tetano sono milioni. Ecco, però nonostante tutto la copertura globale è scesa dall'86 all'83% dal 2019 al 2020. Quindi l'impatto del Covid, per quanto riguarda le coperture di tutti i vaccini per tutte le communicable diseases, è diminuita, e guardate come è diminuita significativamente soprattutto nei bambini. Vedete? Quindi i bambini non vaccinati sono 3-4 milioni in più rispetto all'anno precedente. E soprattutto, guardate, vaccini, lo ricordo, i vaccini prevengono anche il cancro, soprattutto quel 20% di tumori causati da virus come HPV, Epstein-Barr, HHV8 e papilloma virus. È importante perché è una causa di morte nei paesi sottosviluppati. Ecco, quindi se guardiamo globalmente, problema sociale, certo, il 47% della popolazione ha avuto almeno una dose, 6 miliardi di dosi, ma diciamo la copertura è ancora un terzo del globo. Quindi parlare di immunità di gregge io credo oggi non si dovrebbe più, con un mondo
diciamo, totalizzato, globalizzato, con un virus che ha avuto diffusione asincrona e che è arrivato anche in Antartide. Quindi, e adesso stiamo vedendo quello che esplode in Russia, in Bulgaria, in Romania, eccetera. E ancora forse non abbiamo visto appieno l'Africa, dove però l'età media è di 50 anni. Quindi, allora, arrivo alla valenza globale e quindi agli impatti sociali, che quel terreno che non ho coltivato, ma ovviamente, ecco, io vi presento due bellissime review, una di Bloom su American Journal of Public Health, che descrive attentamente l'impatto, e l'altra di Rodriguez e Plotnick su Frontiers in Microbiology, e vedete, Health and Economics, che li riassumo con queste slide. Ovviamente, una prospettiva sociale più ampia, quindi se guardiamo la salute, l'immunizzazione, ovviamente, di gruppo, di comunità, si prevengono altre infezioni e le complicanze di altre infezioni, si riduce la gravità dell'ospedalizzazione, lo stress correlato. Non parliamo poi del Covid cronico, perché sta venendo fuori che il long Covid non è solo il 5, il 10, il 20%, sta aumentando, quindi di stress a livello poliorganico. Probabilmente stiamo vedendo la coda di quei soggetti che erano nella prima fase ondata. Oggi sappiamo intervenire meglio anche con farmaci non specifici, ma ne avremo presto almeno 4 antivirali specifici. Quindi benefici economici, ovviamente riducendo la gravità della malattia. Ecco, quello che non ho ricordato è che ovviamente l'impatto sulla salute è... abbiamo visto, noi abbiamo trascurato, abbiamo più morti per infarti, per stroke, per cancro, per mancanza ovviamente di programmi di screening, perché le risonanze sono tutte occupate, perché andavano sanificati i locali, eccetera, eccetera. Quindi lo ricordo. Gravità della malattia ovviamente ha un impatto economico notevolissimo, poi vi farò vedere quanto è stimato. Forza lavoro, vabbè, sono i telegiornali di anche stamattina, riduzione delle spese mediche, entrate fiscali, ripartenza degli scambi, quello che stiamo assistendo. Un mese fa giravo per Venezia, bellissimo, non c'era nessuno, oggi o ieri l'ho rivista, piena di turisti, con attività, sono tutti contenti. Ecco, impatti sociali, abbiamo visto quello che è stato anche per alcuni giovani, per bambini, proprio a livello psicologico, se non psicopatologico, l'impatto della privazione di uno spazio libero, di una comunicazione sociale. Quindi l'importanza per la scuola, il livello familiare, i contatti e la riduzione delle disuguaglianze. Ecco, io vorrei concludere gli ultimi 5 minuti, credo di essere in tempo, con quello che dovrebbe essere la lezione, perché come diceva Churchill, se dalle disgrace o se dalle calamità non mettiamo a frutto per la ricrescita, abbiamo perso un'occasione. Quindi 5 milioni di morti, già stato ricordato dal dottor Gasparini, 240 milioni di infettati nel mondo, sono 20 mila miliardi stimati di perdite economiche per il mondo globalizzato. Ecco, quindi se non abbiamo imparato, beh, quindi le lezioni. Io direi che la prima lezione è che dovremmo avere un cambio di passo a livello di health diplomacy, che vuol dire non solo a livello internazionale e globale, ma anche a livello europeo. Quindi dovremmo cercare di far coincidere meglio le nostre strategie. Non è possibile che adesso abbiamo una ricrescita dei casi nel Regno Unito, anche se è vero che non sono casi gravi, e il resto dell'Europa sta andando bene perché loro hanno trascurato, diciamo, la prevenzione. Ma però, diciamo la verità, l'Italia si sta ben comportando, anzi sta diventando un modello. One Health se ne parla spesso, l'approccio globale, ma ecco, direi dagli Stati Uniti dovremmo aver imparato, visto che il tema era la tecnologia, hanno investito in tecnologia, hanno investito ampiamente, e noi cosa investiamo? Se io dovessi dirvi quello che ha l'AIFA a disposizione, sono 10 milioni per gli orphan drugs e 2 milioni quest'anno abbiamo appena deliberato in Consiglio di Amministrazione per la ricerca indipendente. Il Ministero ancora e il MIUR non hanno stanziato
i soldi per la ricerca finalizzata, voi capite che se non investiamo non andiamo da nessuna parte. Un'altra lezione che dovremmo imparare è il BARDA, questa Preparedness and Responsiveness Unit che gli Stati Uniti hanno subito istituito, un collegio fatto di economisti, di psicologi, intelligenza artificiale, virologi, immunologi, clinici, e noi dovevamo farlo con l'ERA, non l'abbiamo fatto. Più che diventare un'agenzia che io speravo venisse a Venezia, ho fatto di tutto per farla venire a Venezia, è rimasta ferma a Bruxelles per il momento, ma c'è ancora qualche speranza. Come Bruxelles è un ufficio di burocrati e non di scienziati. Okay, quindi investimento. Abbiamo visto tanti virologi o pseudovirologi nei telegiornali. Investiamo in virologia vera. Qual è la virologia vera? Quella che studia i virus, che sono gli elementi più diffusi nel pianeta. Ne abbiamo trilioni solo nel nostro intestino di batteriofagi, non conosciamo cosa facciano. Investiamo per scoprire quello che può avvenire a livello prepandemico, dove? All'interfaccia uomo-animale. Ecco, e per guardare a noi, ecco, vi porto queste slide che avevo presentato ai G20 di Roma per la Rome Declaration, quando facevo parte del board della Commissione Scientifica, le priorità per controllare, test... diagnostici validati, disponibili. Noi non abbiamo ancora, dopo 10 anni che ne parliamo, una sanità digitale. Quindi mettere nelle nostre carte d'identità la nostra storia, magari criptata. E l'ultimo consiglio di amministrazione, ho detto, mi vergogno come presidente che l'AIFA abbia ancora iscritto l'attesa rispetto a diagnosi Covid-19 e paracetamolo. Quindi attesa e valutazione. Abbiamo studi che ci dimostrano che ACE2 inhibitor, ciclocsib come l'aspirina funzionano, non il paracetamolo. Ecco, quindi procurement e access è importante perché abbiamo avuto problemi inizialmente, ma direi, ecco, guardandoci in casa, voi ordini from CEO, il public health, PHS, system, vuol dire sanità pubblica, dobbiamo puntare sulla medicina territoriale. Se la pandemia ci ha insegnato una cosa, questo era un virus che ha diffusione nosocomiale, lo sapevamo dal SARS-CoV-1 del 2002, 200 persone in meno di una settimana infettate in ospedale di Toronto, dopo che il medico cinese era andato al Metropole di Hong Kong e si era incontrato col suo collega del Guangdong che si era preso il SARS-CoV-1. Quindi rinforzare la figura del general practitioner, quindi del medico, come? Con cultura, con scienza, ma anche rinforzando sul territorio, ecco, vedo il direttore dell'US4, rinforzare sul territorio anche presidi diagnostici, con specialisti, quindi dobbiamo non intasare i pronti soccorsi come è avvenuto, incrementare la nostra disponibilità tecnologiche, comunicare alla società, ecco, necessità scientifiche, il training in public health, ecco, questo io avevo cercato di farlo a Venezia, c'è ancora la speranza, stiamo cercando di San Giovanni e Paolo di fare una scuola adesso di formazione, l'ambizione era che lì ci fosse l'era europea, non abbiamo perso le speranze, ma un'educazione continua, soprattutto nelle malattie trasmissibili che abbiamo visto come impattano, quindi sorveglianza e controllo e l'investimento, ma questo dipende soprattutto dalla politica. Ecco, come potremmo affrontare, ovviamente con un coordinamento a livello internazionale, e le sinergie sono sicuramente un problema politico. Quindi, per quanto mi riguarda, io credo che l'AIFA abbia dimostrato in questa circostanza anche molte sue debolezze, soprattutto in natura burocratica, e vi garantisco che sto facendo di tutto come Presidente per modificarla. Ne ho parlato con vari ministri e spero che ci sia una modificazione che la renda uguale. Vi ricordo che l'AIFA tedesca, oltre all'agenzia vera e propria, è il Polerlich Institute, quindi è fatta di scienziati. L'ente regolatorio inglese ha almeno 5 commissioni, tutti scienziati. E poi, ecco, la cosa principale è che la CTS e la CPR si fondono in un'unica commissione, in modo che non ci sia un rimbalzo continuo per una decisione. Noi siamo tra gli ultimi, tra i paesi sviluppati gli ultimi, nelle decisioni per l'immissione in commercio dei farmaci. Quindi troppe discussioni, addirittura ci sono paesi come la Francia o la Germania dove è il mercato che stabilisce il prezzo del farmaco ex post. Quindi ecco, e direi
che uno sguardo anche in Veneto, visto che il presidente Zaia mi ha voluto nel CTS, io direi che anche noi, quindi a livello nazionale, come consigliere scientifico del ministro Giorgetti, sto insistendo perché ci sia un investimento in pubblico e privato, perché anche la Spagna sta investendo in tecnologie di mRNA. Noi le abbiamo le tecnologie, abbiamo visto, no? Con ReiThera o Kaidos, però dobbiamo investire perché fare un RNA sintetico, io lo facevo negli anni 80 in laboratorio, però bisogna farlo a livello industriale e per far questo ci vogliono investimenti, ci vogliono decisioni, rapidità di processi, non possiamo attendere. È già passato un anno che stiamo trattando con Moderna. Nel Veneto cerchiamo di fare la stessa cosa e vediamo, ci sono solo tre aziende, c'è la Fidia, c'è la Zambon e c'è la FIS di Vicenza, che però è una multinazionale che fa materie prime. Quindi su questo dobbiamo investire e concludo con questa diapositiva che ovviamente, ve l'ho appena detto, i virus sono l'elemento vitale. Cosa vuol dire elemento vitale? Sono microbi, ma sono in grado di replicarsi, sono parassiti. Diversamente dai batteri che hanno vita, loro no, hanno bisogno delle nostre cellule. Quindi, se non ci siamo noi, non esistono. Se sono letali, scompaiono, come è avvenuto con SARS, con MERS, con Ebola. Questo non scompare perché è una letalità bassa dello 0,2%. Allora, dobbiamo avere una visione globale e studiarlo proprio come dicevo prima. E io spero che la virologia, quella vera, non quella che viene descritta dai talk show, anche in Italia cresca, è una società piccola, ci sono pochi virologi, qualche istituto, primariati di virologia non se ne fanno più, l'ultimo è stato il mio, e quindi speriamo che anche qui ci sia un occhio di riguardo e con questo, ecco, credo di aver esaurito il mio compito. Grazie mille professore, davvero grazie.